Benvenuti amici, io sono Salo Pimpos e oggi siamo nuovamente su Pennywise, ovvero It. Finalmente è stato aggiornato, è stato aggiunto il capitolo 2. Non vedo l'ora di farvelo vedere. Allora, ho partecipato alla traduzione del gioco, ragazzi, quindi adesso abbiamo l'italiano fatto bene. Tuttavia, se trovate errori, fatemi sapere nei commenti. Noi andiamo direttamente al capitolo 2, però vi consiglio di rigiocarvi il capitolo 1, così vedete un po' la storia tradotta bene. Allora, quindi andiamo al capitolo 2, forza! Allora, è stato aperto lo scantinato, ragazzi. Quindi, il seminterrato è aperto. E ovviamente, purtroppo, so quello che devo fare, ragazzi, perché avendo partecipato alla traduzione, giustamente, so più o meno quello che c'è da fare. Allora, siamo... Guardate qui, quante celle che ci sono. Quante celle. Allora, qui non abbiamo niente, ma generalmente si trova un filo di ferro. Vediamo dov'è che è stato spostato sto filo di ferro, va. Allora, tutte queste porte non sono apribili. Almeno, proviamoci. Proviamo, magari una si sfascia e si apre lo stesso, va. Proviamoci, allora. Qua niente. Qua niente. Ovviamente It qua non c'è, giustamente, perché l'abbiamo ucciso nel capitolo precedente. Se vi siete persi il video, vi invito ad andarla a guardare. Abbiamo un trapano qui. Serbatoio di gas. Potrei piazzare qui delle esplosive e far saltare questo posto. Oh, e questo voglio fare, questo voglio fare. Aspetta che qui oggetti non ne vedo. Questa porta è chiusa, devo trovare la chiave. Va bene. Qui ci sono dei mattoni che si premono, ragazzi. Allora, vediamo se riesco subito ad aprire il passaggio segreto. Qualcosa non va. Proviamo di nuovo. C'è una combinazione segreta da scoprire, ragazzi. Non so di preciso quale sia, però provando a caso si riesce a fare. Ecco. Ma proviamoci dopo, va. Intanto cominciamo a guardare un po' quello che c'è. Porta. Che c'è qui? Un mucchietto di cadavere. Mamma mia, che inquietante. Qua abbiamo l'asse di legno. Perfetto. Per chi si fosse perso il video precedente, sappiate che abbiamo un inventario qui. Quindi tutto ciò che troviamo ce lo portiamo appresso. Non dobbiamo ricordarci dov'è che l'abbiamo lasciato, come nei precedenti giochi. Va bene, procediamo, va. Allora, andiamo da questa parte. Forza. Vediamo che c'è. Qua mi sono perso qualcosa, no? Andiamo da questa parte. Forza. Apriamo. Che abbiamo qua? Un mattone. Oh, prendiamolo. Ce lo portiamo pure appresso. Vediamo che cosa farci. Qua abbiamo invece niente. Scendiamo. Vediamo che c'è qui. Allora, l'obiettivo del capitolo 2, se ancora non l'avete capito, ovviamente è quello di far saltare in aria questa casa, questo postaccio, e quindi uccidere It definitivamente, perché a quanto pare con la pistola non l'abbiamo ucciso definitivamente. Ecco qui il filo di ferro nascosto in bagno. Che ci fa un filo di ferro in bagno? Ce lo portiamo, va. Ce lo portiamo appresso. Allora, vediamo queste celle. Qua non c'è niente. Un bagno WC senza nulla. Qua abbiamo già visto, non c'è niente. Usciamo. E qua abbiamo porta chiusa, meglio così. Di qua non c'era niente. Meglio così, sempre meglio così. Poi vediamo da questa parte un WC rotto. Chissà che cosa ci hanno fatto qui dentro. E qui abbiamo delle sbarre di ferro, ragazzi. Quindi dovremmo cercare qualcosa per toglierle ed entrare lì dentro. Porta chiusa. Porta aperta con un WC messo al contrario. Ma chi è che li installa sti gabinetti? Chi è che li installa? Vorrei capire io. Va bene, andiamo di qua. Un fogliettino. Oh, vediamolo, vediamolo. Quel tizio nella cella opposta sembra che stia provando ad eseguire una sorta di rituale per aprire un portale per l'aldilà, ragazzi. Immaginatevi. Allora, ma la guardia gli ha sequestrato il libro che aveva in mano e lo ha seppellito da qualche parte. Ecco, come potete vedere, italiano molto più leggibile rispetto alla precedente versione. Allora, qui abbiamo sempre il serbatoio di gas. Sì, va bene, piazza l'esplosivo. E va bene così. Qui non vedo altro. Va bene, adesso abbiamo un mattone, un asse di legno e del filo di ferro. Direi di tornare indietro perché dobbiamo assolutamente aprire quella porta con i mattoni. Facciamo centro, facciamo questo e forse la combinazione cambia comunque ad ogni partita, ragazzi. Quindi dovremmo cercare di trovarla. Non so se effettivamente è possibile vederla da qualche parte, ma non l'ho trovata, quindi vado un po' a caso. Premo questo, premo questo, premo questo.
non. Oh, perfetto, si è aperto. Sì, sono così intelligente. Ok, apriamo. Attenzione qui, ragazzi. Attenzione, guardate qui, c'è una pietra. Se noi proviamo ad interagire con questa pietra, ci dice: questa pietra sembra molto sospetta, non dovrei calpestarla. Però vi faccio vedere che cosa succede nel momento in cui la calpestiamo. 3, 2, 1, via! E voilà! Veniamo affettati come una banana. E quindi che come si fa ad oltrepassare ciò? Vediamo se ci arrivate prima che io ve lo faccia vedere. Forse vi do il tempo necessario per pensarci. Guardate cosa abbiamo. Abbiamo il mattone, l'asse di legno e il filo di ferro. Pensate a come potremmo fare per passare di lì. Forza, ragionateci. Ragionateci il tempo che io arrivo di nuovo lì. Forza. Non è difficile, ragazzi. Non è difficile. Penso che già molti ci siete già arrivati. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, inventario. Mettiamo il mattone. Lo mettiamo qua. Così attiviamo la pietra. Attiviamo la trappola. E quindi potremo passare senza problemi. Allora, qui abbiamo un po' di cose. Mamma mia, che stanza brutta. Stanza della tortura. Allora, qui abbiamo. Eccola qui, ragazzi. La nostra amica. Siamo finalmente riusciti a trovarla. Alla Beverly mi sembri un po' messa maluccio. Che è successo qua? Che ti è successo? Raccontami che ti è successo. Allora, mi dispiace averti tradito. Pensavo che tutto sarebbe finito se ti avrebbe preso. Quindi lei ha cercato di darmi in pasto ad It, ragazzi. Lei, questa maledettissima qui, ha cercato di farmi ammazzare da It. Ma mi sbagliavo, non ha mantenuto la sua promessa e questo è il prezzo da pagare. Eh sì, ecco, Bentista, cosa stai dicendo? Se non l'avessi fatto avrebbe fatto del male alla mia famiglia. Non ho avuto altra scelta, ti prego, perdonami. Addio Bill, amico mio. Quindi è stata minacciata da Hitler. L'ha dovuto fare per forza, poveretta. E adesso muori, che ti devo dire? Beverly, Beverly, quel dannato pagliaccio. Eh sì, muori qua, Beverly. Che vuoi che ti dica? È peggio per te che ti sei mischiata in loschi affari. Chiave. Potremmo aprire quella porta. Però, guardate qui che c'è una sega circolare. Ovviamente serve a qualcosa. Se noi tentiamo di prenderla, ovviamente non potremo prenderla. Devo trovare qualcosa per bloccarla, perché giustamente a mani nude non è che la possiamo prendere. Quindi, che cosa possiamo utilizzare per bloccarla? Ovviamente l'asse di legno no, perché la taglierebbe. Quindi non servirebbe a niente. Casomai il filo di ferro. Potremmo bloccarla con il filo di ferro. Eccolo qua. Fatto. Possiamo prendere la sega circolare. Perfetto, il filo di ferro non ci serve più, però tuttavia possiamo riprenderlo. Vabbè, dettagli. Non ce la facciamo niente, ma ce lo portiamo appresso. Non si sa mai, It si risveglia e gli diamo un colpo di filo di ferro. Va bene, adesso abbiamo la chiave, l'asse di legno e la sega circolare. Ah, utilizziamo subito la chiave, forse. Vediamo che c'è in questa porta che prima era chiusa. Allora, salve. Che ci abbiamo qui? Che abbiamo? Non mi fate altre trappole, per cortesia. Ok, stanza. Qui abbiamo della terra, ragazzi. Mi serve qualcosa per poter scavare. E che usa le mani, usa le mani. Perché non scavi con le mani? Qua è sempre terra, quindi potremmo scavare. E qui abbiamo la porta della cantina. Ovviamente è chiusa, e ti pareva. E ti pareva. Niente, qua dobbiamo trovare qualcosa per scavare, quindi una pala. Ritorniamo indietro. Adesso abbiamo una sega circolare. Che cosa possiamo farci con una sega circolare? La utilizziamo nel trapano? La utilizziamo nel trapano? Utilizziamola nel trapano. Così ci facciamo un bell'aggeggio tagliente. E che cosa ci facciamo con l'aggeggio tagliente? Se vi ricordate, qui c'era qualcosa. Se vi ricordate. Ovvero le sbarre di ferro. Con questo potremo tagliarle. Quindi andiamoci subito, va. Vediamo che c'è in quella stanza. Forza, forza. Che c'è qua? Sbarre di ferro. Tagliamole. Porta. E abbiamo la pala. Ma non solo la pala. Abbiamo anche qualcosa di strano. Il rituale. Devo trovare l'asse di legno mancante. Eccocela qua. Perfetto. Rituale. Attiviamolo. Ah, il libro. Ok. Devo trovare il libro delle ombre. Praticamente sarebbe il libro che stavo utilizzando quel tizio che abbiamo letto qui. Che ci dice qui. Quindi quel tizio nella cella opposta sembra che stia provando ad eseguire una sorta di rituale per aprire un portale per l'aldilà. Ma la guardia gli ha sequestrato il libro che aveva in mano e lo ha seppellito da qualche parte. Quindi dovremmo trovare questo libro. E pensate un po' dove potrebbe essere. Abbiamo trovato la terra, abbiamo trovato la pala. Direi che è arrivato il momento di disseppellire questo libro. Andiamoci subito, andiamoci subito. Allora, dov'era la porta? Era da questa parte. Che cosa ci sarà mai?
Che cosa ci sarà mai? Utilizziamo la pala. Ok, scaviamo ed ecco qui il libro delle ombre. Libro delle ombre, prendiamolo. Andiamo ad eseguire il rituale, ragazzi. Che cosa ci sarà mai in questo portale? Adesso lo scopriamo. Ovviamente, adesso lo scopriamo subito. Perfetto, abbiamo il libro, forza, accendiamo sto rituale. Facciamolo, facciamo. Che è successo? Che è successo? Giorgi, sei tu? Questo è quello di It. Questo è il bambino di It. Giorgi, sei tu? Giorgi è il fratello minore di Bill. È stato ucciso 27 anni fa da Pennywise. Adesso ce l'abbiamo qui grazie al rituale che abbiamo fatto. Oh, perfetto, sì, sono io. Mi manchi così tanto. Come sei arrivato qui? I nostri due mondi sono diversi. Hai appena aperto per sbaglio il portale che li collega. Un'anima mi ha detto che sei in pericolo, quindi sono venuto ad aiutarti. Abbiamo a che fare con quest'anima nel primo episodio, nel primo capitolo, quindi giocatevi anche quello. Quindi sono venuto ad aiutarti. E grazie, Giorgi, grazie. Ho aperto la cantina, distruggi questo posto, non permettere che faccia del male a qualcun altro. Devo andare, addio caro fratello. Addio Giorgi, addio Giorgi, che ti devo dire? Ritornate a fare quello che stai a fare, che stai giocando alla PlayStation, che non potevi stare con tuo fratello. Ma dico io, ma pure nell'aldilà giocate alla PlayStation. Va bene, adesso abbiamo la cantina aperta. Quindi rechiamoci subito in cantina, veloce, veloce, perché qua la vedo brutta. Ecco, il brutto di questo capitolo 2 è che non abbiamo particolari problemi, nel senso non ci sono nemici, a parte la trappola che abbiamo visto lì. Dov'è che sto andando io? Devo andare là di qua. A parte la trappola, non ci sono nemici. Magari in un futuro verranno aggiunti. Chi lo sa? Magari, vedremo. Ok, cantina aperta. Entriamo. Salve. Che? Che c'è? Ok. Abbiamo dell'esplosivo, ragazzi. Esplosivo. Facciamo saltare in aria sto postaccio. E da qui invece porta alla cantina. Non posso scappare ora. Devo prima distruggere questo posto. Ok. Da qui riusciamo a scappare. Però prima ovviamente dovremo piazzare l'esplosivo. Allora, qua c'era il serbatoio di gas, proprio uscendo da qui, giusto? Se non sbaglio. Eccolo qua. Aspetta, adesso facciamo saltare in aria tutto. Serbatoio di gas, piazziamo l'esplosivo. Devo scappare ora, subito, subito, scappiamo come dei coniglietti, via, via, scappiamo, 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 via, veloce, corri, perché non corri che sta per saltare tutto in aria, corri, a parte che mi intersa con la testa nel muro, via, veloce, veloce, ok, ce l'abbiamo fatta, purtroppo non c'è tipo un filmato finale, eccetera, comunque abbiamo la scritta, se ti piace il mio gioco ti prego di darmi una recensione, grazie mille. Allora, capitolo 2 molto molto figo, se vediamo qua nei crediti, molti youtuber hanno collaborato alla traduzione. Ovviamente anche io, per quanto riguarda la versione italiana, ho fatto anche da tester e da traduttore, ovviamente ci sono anche io. Eccomi qua. Va bene, vi ripeto, giocatevi il capitolo 1, fatemi sapere se trovate qualche bug e qualche errore di traduzione. Quindi mi raccomando, lasciate un like, vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, siamo tutti i social, di cui trovate il link in descrizione, iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Talking Tom Hero Dash. Anche la penultima città è in direzione d'arrivo, ragazzi. Perché abbiamo l'ultima cosa da sbloccare e poi ce ne andiamo all'ultima città. Credo sia la più costosa. Ok.